Non si offende nessuno se diciamo che il Trono di Spade è stato uno dei più grandi, importanti e probabilmente anche irripetibili fenomeni seriali della storia della TV, vero? Ma se siete rimasti delusi dal finale di Game of Thrones o avete dimenticato la forza delle storie inventate da George R.R. Martin e poi abilmente trasposte in immagini dalla HBO, state pure tranquilli. Ci penserà questo prequel intitolato House of the Dragon a farvi cambiare idea. Finalmente la serie prequel spin-off de Il Trono di Spade sta arrivando. Ma questa volta l'inverno non c'entra. Questa volta si cambia decisamente clima, visto che tutto è avvolto dalle fiamme dei draghi. Seguiteci che vi raccontiamo tutto nella nostra video recensione di House of the Dragon. House of the Dragon è basata sul romanzo Fire and Blood scritto nel 2018 da George Martin. La sua trama è ambientata quasi due secoli prima degli eventi visti in Game of Thrones, ben 172 anni prima che Daenerys nascesse e che suo padre, il Re Folle, venisse assassinato da Jaime Lannister. Quando i draghi ancora dominavano i cieli e i loro padroni, i Targaryen avevano l'assoluto controllo dei sette regni di Westeros. Ma anche se parliamo di tempi molto antecedenti e possiamo quindi trovarci spaesati in mezzo a tante famiglie che non conosciamo, di una cosa possiamo essere assolutamente certi: quel trono di ferro forgiato da oltre 1000 spade è e sarà sempre l'ambientazione di molti, nonché causa di guerre e intrighi, all'interno della Fortezza Rossa così come altrove. Ed è proprio dalla proclamazione del nuovo re Viserys Targaryen, preferito in quanto uomo alla cugina Rhaenys Velaryon, che cominciano i problemi. Contestualmente all'incoronazione nascono alleanze, faide e vendette che dureranno decenni e avranno ripercussioni sull'intero continente, tutto per un trono fatto di spade. Nella sua essenza, quindi, la trama potrebbe sembrare la stessa della serie originale. La differenza sostanziale però sta nel fatto che in Game of Thrones era appunto l'improvvisa mancanza di un re a causare l'inizio del gioco dei troni tra molteplici famiglie nemiche e diversissime tra loro, mentre qui tutto comincia con l'insediamento di un nuovo monarca che in realtà non fa altro che consolidare l'assoluta supremazia dei Targaryen. A differenza di Got, qui non c'è da fare il tifo per una famiglia o un'altra. Tutti gli intrighi, o quasi, sono a corte ad approdo del re, così come quasi tutte le lotte sono intestine. Di conseguenza la narrazione è molto meno frammentata, con pochi salti da una parte all'altra di Westeros e non così tanti punti di vista come quelli a cui eravamo abituati. Questo non significa ovviamente che i personaggi siano pochi, anzi, proprio come succedeva nelle prime puntate de Il Trono di Spade, aspettatevi una certa fatica nello stare appresso a tutti i nomi, tutti i gradi di parentela e più in generale ad una comprensione immediata e assoluta di tutto quello che ci viene presentato. Ma in fondo era una delle caratteristiche vincenti anche della serie madre ed è bellissimo perdersi di nuovo in un universo così complesso e stratificato. Al netto dei protagonisti, tra cui spicca il fratello ribelle del re interpretato da Matt Smith, quello che sembra mancare almeno nella prima parte di questa stagione è forse la presenza di un gran numero di personaggi di grande spessore, almeno per quel che ci è dato sapere e capire da subito. Facendo un veloce confronto con quel primo episodio di Got, è indubbio che personaggi come Tyrion, i gemelli Lannister, Ser Jorah o anche il Mastino colpissero molto di più la nostra immaginazione fin da subito rispetto ai comprimari di House of the Dragon. È altrettanto vero però che moltissimi dei beniamini nostri e di tutto il pubblico si siano poi rilevati solo andando avanti con gli episodi e le stagioni. Lecito quindi pensare che lo stesso potrebbe accadere anche con questa serie, anche perché effettivamente già nei 6 episodi che abbiamo potuto vedere in anteprima risulta evidente come più la trama si dipana e più emergano e acquistino importanza alcune figure solo apparentemente minori. Quello che però è assolutamente evidente è l'importanza centrale nel racconto della figura della principessa Rhaenyra Targaryen. Figlia del re ed erede naturale al trono, ha un carattere forte fin da giovanissima e per questo è molto amata dal popolo e dai sudditi, ma anche temuta da chi non vorrebbe mai vedere una donna regnare su Westeros.
Brillantemente interpretata nei primi 5 episodi dall'australiana Millie Alcock, Rhaenyra sembra davvero essere la protagonista assoluta della serie, con un look ed un carattere non troppo dissimile da quella della sua futura discendente Daenerys. Se però la futura regina dei draghi ha dovuto combattere tutta la sua vita per tornare ad approdo del re e riprendersi quella corona con la forza, Rhaenyra è già destinata al trono, le è già stato promesso dal padre più volte e pubblicamente, ma sa benissimo che dovrà anch'ella combattere per ottenere ciò che le spetta per nascita, ma che non tutti le riconosceranno, perché è una donna, un tema questo molto più presente ed accentuato rispetto a Got, che rende questa House of the Dragon particolarmente affascinante e molto attuale, forse persino più di quanto lo fosse la serie precedente. Alcune scelte molto coraggiose e moderne di Rhaenyra, così come i rapporti spesso burrascosi con la sua famiglia o la sua amica d'infanzia Alicent Hightower, catturano l'attenzione dello spettatore, ma al tempo stesso ci rendono parte di quegli stessi intrighi, inserendoci in situazioni dove apparentemente non c'è una via d'uscita. Ed è così che, episodio dopo episodio, la trama si fa sentire più fitta e complessa, pur mantenendo sempre al suo centro la stessa principessa. Chi conosce i libri di Martin sa che viene definita come Danza dei Draghi quella che fu una vera e propria lotta di successione tra i Targaryen. Più si va avanti con gli episodi, più è evidente che questo è quello che si propone di raccontarci questa nuova serie. Non la storia o la nascita di un'importante dinastia, ma semmai l'inizio della sua fine. E se è vero che la guerra vera e propria arriverà soltanto dopo, probabilmente nelle prossime stagioni, questi primi episodi ci hanno comunque confermato che in quanto a brutalità e violenza, House of the Dragon non è certamente seconda a nessuna, tantomeno a Game of Thrones. Ci ha insegnato piuttosto che le guerre possono essere combattute in tanti modi e che da queste parti, anche un semplice parto, l'atto di mettere al mondo un figlio o, peggio ancora, una figlia, può essere brutale, addirittura suicida, e considerato come una dichiarazione di guerra. Bentornati a Westeros, bentornati nel mondo di George R.R. Martin. Lo stesso, non ve lo sarete scordati, vero? Delle famigerate nozze rosse. Quello in cui non c'è pietà o lieto fine per nessuno. E voi avete voglia di tornare nelle infuocate terre del Trono di Spade? Darete una possibilità a House of the Dragon? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, sugli schermi di Screenword.